Ma a un certo punto te l'aspettavi di vincere anche questa partita qui, oppure hai avuto qualche dubbio? Allora, dopo che abbiamo fatto quel secondo set, ho detto oggi tutto è possibile. Dopo che poi è successo un altro set così, perché il terzo è stato così, ancora eravamo sotto il rimonto, l'abbiamo vinto, ho detto ok. Poi al quarto ho detto alle ragazze, cioè, non ci può capitare sempre così, quindi cerchiamo di fare qualcosa di meglio. Il quarto siamo partiti male, il tie break è stato secondo me un po' più equilibrato, siamo state proprio brave, molto contento perché non era scontato, lo sappiamo che partiamo con i favori del pronostico, lo sappiamo che ogni volta ci troviamo di fronte a una squadra che può fare qualcosa di diverso rispetto a quello che noi sappiamo. Credo che Novara abbia giocato un gran bel match, a viso aperto, senza paura di giocare tutte le loro carte. Secondo me, merito a loro della gara che è uscita fuori. Io sono molto contento anche per questo, perché la squadra ha sofferto e nonostante la sofferenza è venuta fuori una vittoria. Oggi non siamo stati belli. Però abbiamo saputo soffrire, questa cosa è importante. Ci è successa con Scandicci in Champions, ci è successa oggi. Sono segnali importanti che questa squadra mi dà e che non avevo mai visto durante questa stagione. Se l'avversario alza il livello, noi dobbiamo fare qualcosa di speciale. Oggi credo non è che abbiamo fatto qualcosa di speciale, forse l'abbiamo fatto a livello di pazienza. Di calma, di lucidità, perché in quello la squadra è stata brava, molto brava, anche se oggi non ci venivano le cose che solitamente ci vengono molto bene. Merito, come dicevo prima, a Novara, qualcosa però c'è di nostro oggi. Un aggettivo per Paola. Ah, lei è stata stratosferica. Io credo che, beh, in attacco è fenomenale. Io credo che lei possa fare sempre qualcosa in più. Cioè, io siccome so Paola dove può arrivare, lo so. Forse non lo sa nemmeno lei dove può arrivare. Se un giorno dovesse fare quel salto di qualità che la rende il giocatore, lo potrebbe rendere il giocatore completo in tutti i reparti, secondo me sarebbe fenomenale. Ora è sotto gli occhi di tutti che è un attaccante straordinario. Se riuscisse a dare continuità a tutti gli altri fondamentali che non sono ancora a livello dell'attacco, secondo me diventerebbe un giocatore che passerebbe alla storia della pallavolo, secondo me. Però stasera Conegliano ha fatto vedere che c'ha molto altro, non è soltanto Paola, soprattutto nel carattere, perché anche la rimonta nel quarto set credo che sia stata importante. Sì, assolutamente. Tutti i set sono stati in rimonta. Il primo eravamo sotto, siamo arrivati 24-23 e poi perso. Il secondo sempre sotto, annullati dei set point, poi anche noi ne abbiamo persi tanti. Il terzo in rimonta. Il quarto eravamo sotto, siamo riusciti a recuperarlo. Poi alla fine abbiamo fatto due disattenzioni fra l'errore in battuta e l'altro finale che ha sfiorato, non è un errore ovviamente, sfiorato il dito di Paola. Però bella partita, ne è uscita fuori. Io credo, come dicevo prima, che ne è uscito fuori un bello spettacolo. Per chi ha visto la partita di pallavolo oggi si è divertito. Credo che sia il giusto riconoscimento per un campionato italiano di altissimo livello. Complimenti a tutte e due le squadre perché oggi hanno dato una bella battaglia e per la pallavolo italiana questo fa molto bene.